96esimo. 96esimo. Maresca fischia, Maresca fischia. Maresca fischia. E vai, è arrivata la prima. È arrivata la prima. Non c'ho cazzo da essere tranquilli e contenti, ma finalmente è arrivata la prima. È arrivata la prima. Col nome, porta il nome di Colley, ragazzi. Sentiamolo. Spezza la maledizione. Ma tante cose da dire per questa partita. Tantissime cose da dire per questa partita. Perché il risultato mente a un certo punto. Perché se non ci fosse lui, se non ci fosse Emil, non ci fosse Emil Leudero in porta, non saremmo qua a festeggiare questa vittoria per niente. Perché comunque sia, grande vittoria, grandi tre punti importantissimi. Siamo contenti, siamo super contenti. Ma se andiamo a guardare la partita, c'è tantissimo da fare. Tantissimo da fare. Non riusciamo a fare due passaggi di seguito. Io sono contentissimo di questi tre punti. Ma guardando la partita mi sono accorto che abbiamo dei limiti allucinanti. Non riusciamo a salire dalla difesa e fare quattro passaggi buoni, semplici, veloci, stoppando un pallone e guardando la fascia e mettendo una palla in sovrapposizione. Niente, zero. Partiamo, quattro passaggi, tre, due passaggi e ci blocchiamo lì. Le idee sono finite. Sono finite, non è la prima volta che lo dico. Sono finite. Primo tempo, fino al trentesimo del primo tempo non abbiamo visto palla. C'è poco da dire. Non abbiamo visto palla, siamo stati sempre lì in difesa, chiusi, fermi lì. Abbiamo vinto, siamo contenti, ok. Si vede la mano di Stankovic, si vede la grinta, il carattere. Però ragazzi, siamo troppo, sbagliamo tutto. Siamo imprecisi su tutto. Vogliamo fare troppo, andiamo sui palloni di foga, palloni semplici, e buttiamo via delle azioni che sarebbero solo da... Io ho giocato a calcio 20 anni, due triangolazioni, un passaggio che infatti con un po' di impegno arrivi in fondo, che poi magari te la paga anche il portiere, non è che puoi sempre segnare. Però ragazzi, 30 minuti del primo tempo non abbiamo fatto un tiro. Caputo non ha toccato quasi un pallone, ne ha stoppati due e di uno aveva preso pure fallo lui mentre la copriva. Non si va da nessuna parte. Questa l'abbiamo vinta, siamo contenti. Lo ripeto, sono contentissimo. Ma se guardo la partita, forse posso dire qualcosa dal trentesimo in poi del primo tempo per 10 minuti. Poi ci siamo ripersi. Il secondo tempo abbiamo buttato giù un po' di carattere. Tante sostituzioni, tantissime sostituzioni. Forse siamo riusciti, non dico a trovare la quadra a livello di formazione, ma almeno a livello di grinta e di guardarsi in faccia, di carattere, di dire: oh, basta. Cioè, basta. Portiamola a casa. Basta. Questa sera è andata così. Adesso siamo terzultimi. Sto guardando la classifica in diretta. C'è Lecce davanti. Bisogna stare calmi, perché adesso ci aspettano delle partite importanti. Molto importanti. E bisogna giocare con calma. Con calma. La foga non ti porta da nessuna parte. Che primo tempo, l'ho guardato fino al trentesimo del primo tempo, non abbiamo fatto un'azione valida. Quindi bisogna rivedere questo tutto. E faccio i miei complimenti a Udero, proprio vorrei una statua fuori da Marassi, perché senza di lui oggi, stasera di nuovo, 5 minuti rigore, ma come si fa? 5 minuti rigore. Amione, anche te. Ma in aria te le danno quei falli, ormai c'è il VAR, lo vanno a riguardare, è un pestone. Ma lasciamo stare. Godiamoci questa vittoria. Forza Doria!